Dopo un lancio in linea con le aspettative e l'approvazione di pubblico e critica, anche Gears of War 3 si prepara alla prima espansione vera e propria, che vedrà un nuovo gruppetto d'eroi impegnati nella strenua difesa dell'ultimo baluardo della resistenza umana, la capitale. A livello narrativo, Ram's Shadow rappresenta un'occasione doppiamente ghiotta per ogni fan della saga: vedere Sera con occhi diversi e vivere uno dei tanti assedi subiti da una città del COG prima che questo fosse costretto a rintanarsi a Giacinto e utilizzare il martello dell'alba sul suo stesso territorio. Il setting è quello della città di Ilima, pochi giorni dopo gli Dei, a combattere contro l'invasione delle locuste, tra i tanti Gears, anche la squadra Z, composta da nuove e vecchie conoscenze. Nonostante le buone premesse, questo downloadable content fallisce in buona parte dal punto di vista della trama. Benché il fattore Gears sia sempre presente, la delusione è cocente nella caratterizzazione del protagonista e nell'incapacità, ancora una volta, di scavare in un gigantesco background che esiste, ma è ben delineato soltanto in fumetti e romanzi. Ancora una volta, insomma, Epic sembra abilissima a creare ottime premesse, che però restano ampiamente inespresse. Nei panni di Michael Barrick vivrete quello che ormai è il gameplay classico di Gears of War. Ci si ripara, si fanno fuori dozzine di locuste e si procede verso la prossima destinazione, senza alcuna possibilità di prendere un percorso diverso da quello prefissato dagli sviluppatori. A partire da queste regole fossilizzate, Epic ha comunque dato un'ulteriore prova delle sue abilità quanto a level design e nella capacità di dare vita a scontri frenetici e densi di piombo, esplosioni ed imprecazioni. Come immaginabile, il downloadable content sfrutta inoltre tutte le novità introdotte da Gears of War 3 in termini di armamentario. Sarà facile quindi imbattersi nei retro Lancer, così come vi ritroverete a muovervi per un brevissimo frangente su una sorta di Silverback. Strepitosi gli scontri con i boss, piuttosto numerosi se paragonati alla durata complessiva della campagna. Novità assoluta, invece, le parti in cui vestirete i panni di Ram, famoso generale agli ordini della regina delle locuste. Purtroppo queste sezioni sono senza dubbio le parti più noiose dell'intera saga. Il personaggio non è in grado di sfruttare le coperture e al posto di lancer e bombe usa un gigantesco coltello per gli attacchi ravvicinati e uno stormo di krill dalla distanza. Se già il suo armamentario costringe a un ritmo più pacato e lento, la sua bassa velocità di spostamento e la quasi impossibilità di morire rendono queste sezioni noiose e prive di spessore tattico. I Gears cadono come moscerini all'avanzata di Ram e del suo personale plotone, ma più che sentirvi onnipotenti, pregherete per tornare a vestire i panni più mortali, ma enormemente più emozionanti, di Barrick e soci. Graficamente, il downloadable content eguaglia lo splendido lavoro visto nel terzo capitolo su cui si appoggia. A fronte di alcune animazioni non proprio convincenti e di una limitata distruttibilità degli scenari, i dettagliatissimi modelli poligonali e le spettacolari ambientazioni vi affascineranno ancora una volta. Artisticamente, poi, Ilima si dimostra una città intrigante e pulsante di storia, per quanto sconvolta dal conflitto. Buono il sonoro, sporcato da un doppiaggio inaspettatamente sottotono. Riguardati, Jace. Ehi, cosa? Non posso rimanere con te. Ma mio padre, il dottor Wisen, è ancora alla scuola. Il trasporto non può aspettare ancora, Jace. Dovrai essere a bordo quando partirà. Ram's Shadow è un downloadable content consigliato in primis agli appassionati. Bisogna però essere consapevoli che c'è qualche problema, sia a livello narrativo, sia per quanto concerne il gameplay, affossato dalle noiose sezioni in cui si vestono i panni di Ram. Sebbene si tratti di un contenuto evitabile in ogni caso, il suo vantaggioso rapporto qualità-prezzo e il divertimento assicurato dall'abbattere orde di locuste potrebbero essere fattori sufficienti per spingere all'acquisto anche i meno dipendenti dalla saga di Epic.